Salve, bentornati alla Web TV del Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia. Oggi siamo con Oliviero Bea, che intanto ringraziamo per la presenza, Buongiorno. per parlare di calcio e di giornalismo sportivo, un argomento che già è stato trattato lo scorso anno al Festival di Perugia. Innanzitutto partiamo con questa domanda, signor Bea: come mai agli italiani piace così tanto il calcio? Non piace così tanto solo agli italiani, perché basta andare in Spagna, in Inghilterra, direi abbastanza anche in Germania, anche se un po' meno, e poi si sta sviluppando nel cosiddetto mercato del terzo mondo. Gli italiani si ritrovano perfettamente nel calcio perché sono un popolo di spettatori, non a caso non hanno nel DNA un tasso, diciamo, collettivo di sportività, cioè addirittura per coloro che vanno a vedere le partite si usa ancora dopo anni o decenni o secoli l'addizione veri sportivi. Ma come veri sportivi? Per andare a vedere quelli che giocano a pallone, veri sportivi, c'è bisogno di un vero sportivo, veri tifosi, casomai, e anche su veri tifosi ci sarebbe da discutere. Dicevo comunque che si presta alla passività degli italiani, si presta al tifo degli italiani, e infatti la vera novità degli ultimi 10-15 anni o 20 è che gli italiani sono diventati tifosi non tanto e non solo di calcio, quanto di politica e di tutto il resto. Ormai si tifa per tutto, non si ragiona su niente, si tifa per tutto. E forse il calcio e la politica spesso hanno qualcosa in comune, nel senso che non si dice mai quello che si pensa davvero, ma si usano spesso frasi di circostanza. Ma dunque, c'è un'analisi, come dire, che può contenere questa osservazione e che l'ha sviluppata in altro modo. È un'analisi mia, ma insomma che ho, perlomeno nei miei libri ne ho parlato spesso. Il calcio parla in calcese, mentre la politica parla in politichese. Una volta la politica usava il linguaggio per non far capire niente se non agli addetti ai lavori, a messaggi in codice. Adesso la politica parla il calcese, cioè fa volare gli stracci senza dire niente. Il calcio è stato ormai, come dire, una sorta di paradigma per la politica. Voi sapete che da sempre il calciatore deve dire voglio vincere domenica, perché se un calciatore dice io domenica voglio perdere, o lo ricoverano oppure parte l'ufficio inchiesta dicendo ma questa l'ha scommessa, ha fatto. Quindi il calcio è questa cosa qui, deve rimanere in superficie, come tutto quello che riguarda il calcio deve rimanere in superficie. Se si scrosta, io lo so per esperienza professionale decennale, se si scrosta si corrono dei rischi, guai a rompere il giocattolo degli italiani. Il problema è che il giocattolo degli italiani coincide perfettamente con la politica degli italiani. Quindi non parlare di calcio è come dire non parlare di politica, non parlare di niente, non smontare niente, perché sennò il giocattolo si rompe. Il giocattolo italiano del calcio e della politica è rotto. Bisogna rimontare, smontarlo, vedere dov'è la molla e rimontarlo. Oggi si dice che ormai il calcio è diventato un business più che uno sport, però la storia ci insegna che ha tantissime connessioni con aspetti sociali, culturali e politici. Come mai? Ma come mai, come dire, è una domanda che si può rigirare, come mai, come potrebbe non essere così, forse la domanda è perché da sempre il calcio, intanto per il tipo di passione che sviluppava, il tifo o ai primordi un certo tipo di identificazione patriottica del ventennio. Si ricorderà che i primi mondiali, i due, vennero vinti negli anni 30, 34 e 38 sotto Mussolini, insomma, quindi. E poi comunque spesso quando si parla di patriottismo nazionale se ne parla in calzoncini, cioè ci si rifà alla nazionale di calcio, anche se vi ricordo che la nazionale di calcio, questa forse è una cosa che è stata detta, ma che i più giovani non sanno, non ricordo, che quando i giocatori mettevano la mano sul cuore,
era per coprire lo sponsor e per avere più soldi nella trattativa successiva. Quindi voglio dire, attenzione anche a questi fenomeni di patriottismo. Quindi, per tornare alla domanda, certamente il calcio ha una valenza sociale importantissima, una valenza politica che non sto a dire perché è sotto gli occhi di tutti, coincide la classe dirigente del calcio almeno in parte con quella della politica, e una valenza culturale, nel senso purtroppo quasi sempre di sottoculturale, perché sostituisce le varie culture, che fa sì che questo paese vada indietro invece che avanti. Persino il calcio ormai da qualche tempo va indietro invece che avanti, e la vittoria dei mondiali del 2006 è servita più che come vittoria, è servita come amnistia, come preamnistia generale per Calciopoli. Quindi insomma non c'è da stare molto allegri. Io credo che nella memoria degli italiani, che hanno memoria, sia più presente la vittoria in Spagna nel 1982, quindi ormai 28 anni fa, che non quella di soli 4 anni fa in Germania. Ed è un paradosso per due motivi: uno, che sia più presente una cosa avvenuta 28 anni prima piuttosto di una che è accaduta solo 4 anni prima, è già un clamoroso paradosso della memoria; due, perché io per esempio sulla vittoria dei mondiali in Spagna ci ho rimesso modestamente la carriera, ho rischiato di rimetterci la pelle per le mie inchieste che dimostravano che se l'erano comprato. Comunque, a proposito di calcio e cultura, è possibile in Italia una letteratura sportiva come ad esempio è presente in altri paesi, come, cito soltanto a titolo di esempio, i racconti di Edoardo Galeano ed Osvaldo Soriano? Sì, quelli, intendiamoci, quelli sono due grandi scrittori che si sono occupati anche di calcio. Sarebbe possibile, senza bisogno di arrivare alla letteratura, parliamo di forme d'arte collegate allo sport, perché la letteratura è importantissima ma è riduttiva. Io sto pensando anche al teatro, al cinema. E come mai non c'è un film italiano che qualcuno ricordi che abbia trattato lo sport, qualunque sport, come ha fatto l'altro ieri il regista di Invictus, che insomma è quel genio del cinema che sappiamo e che ha usato gli Springboks per raccontare la fase di passaggio del Sudafrica. Insomma, voglio dire, in questo paese, perché invece che, cioè, quello che è più bravo a raccontare l'Italia in un certo modo è stato Paolo Sorrentino con Il Divo, che aveva fatto anche un film più o meno riuscito, che si chiamava Un uomo in più, se non sbaglio, e che trattava di due storie, di un calciatore che poi si suicida, in qualche modo il caso di Bartolomei rivisitato, e l'altro era invece un musicista, se non sbaglio, un produttore musicale, era nella parte di qua c'era Tony Servillo e Paolo Sorrentino. In realtà l'Italia non produce, in termini di letteratura, di arte, di cinema, di teatro, niente che si appoggi o che utilizzi un materiale che sarebbe di prima scelta come quello sportivo. Perfetto, grazie mille. Prego.